Vabbè, hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone. Hai avuto un momento di debolezza, quello è. Non sei un terrorista, voglio dire. Devi pensare che piano piano. Devi farti forza, non sei l'unico. Ci sono stati parecchi altri, però ti devi laureare. Lo scorso 3 dicembre 2023, Nicola Turetta pronunciò parole sconvolgenti durante una visita in carcere a Verona, dove incontrò suo figlio Filippo, arrestato da poche settimane per l'omicidio della sua ex, Giulia Cecchettin. Filippo aveva ucciso Giulia con un numero terrificante di coltellate, ben 75, l'11 novembre a Vigonovo, Venezia. Dopo aver nascosto il corpo ed essere fuggito in Germania, la sua fuga era terminata pochi giorni dopo con il suo arresto e la detenzione in carcere a Verona. Il 3 dicembre fu finalmente il momento tanto atteso dalla famiglia per incontrare Filippo. Il padre si rivolge al figlio con parole che, sebbene comprensive nei suoi confronti, risultano particolarmente poco pietose verso Giulia. Filippo, magrissimo e con il volto scavato, osserva intorno a sé, mentre tutti gli altri sembrano scrutare attentamente, forse per accertarsi che le loro parole non vengano registrate. Nella gelida e spoglia saletta dei colloqui, i tre si scambiano abbracci carichi di affetto, ma anche di angoscia. Alle 12:14 inizia un timido dialogo tra padre e figlio. Filippo chiede al padre se, a seguito dell'accaduto, sia stato licenziato. Nicola cerca di sdrammatizzare la situazione. Ci sono altri 200 femminicidi. Poi avrai i permessi per uscire e per andare al lavoro, la libertà condizionale. Non sei stato te. Non ti devi dare colpe perché tu non potevi controllarti. Per Nicola Turetta, l'omicidio della povera Giulia è stato solo uno dei tanti femminicidi, una terribile realtà che il padre sembra considerare come una parte di un problema più ampio. I genitori chiedono poi a Filippo come è andato l'interrogatorio. Il dialogo che segue risulta a tratti surreale, testimoniando la difficoltà di comunicazione tra padre e figlio. Nicola Turetta chiede: "Sono stati... com'erano questi qua? Sono stati cattivi?" E Filippo: "No, no, no, no. Abbastanza." Nicola: "Ti hanno fatto domande? Ti hanno aiutato?" "Sì, praticamente mi hanno fatto domande. Sono stati... Parla a voce alta, come se volesse dire un termine specifico che poi il padre prova a suggerirgli. "Cafoni?" Ma Filippo risponde come a rassicurarlo: "Mi hanno fatto domande. Sono stati meglio di quello che mi sarei aspettato. Ho paura che in futuro..." Il giovane assassino esprime preoccupazione per i prossimi interrogatori, temendo che gli inquirenti non saranno così clementi e iniziando a pensare al processo previsto per il 23 settembre. Alle 13:09 inizia quella che potrebbe essere la conversazione più significativa per l'inchiesta. Filippo si preoccupa del fatto che il suo avvocato possa decidere di rinunciare al mandato a causa della sua mancanza di trasparenza. Ecco le sue parole. "Sono io che non... magari non ce la faccio a riferirgli tutto, e non... io non ho detto tutto, così lui..." I genitori insistono affinché Filippo riferisca ogni dettaglio al suo avvocato. Alla fine il colloquio dura solo un'ora e le affermazioni che abbiamo riportato sono le più rilevanti. Per il resto il giovane balbetta cose di scarso interesse, mentre la famiglia cerca costantemente di rassicurarlo, facendogli vedere che ci sono altre strade da percorrere. Gli dicono che potrebbe ancora studiare e, se gli sarà permesso, frequentare una comunità. Cercano di offrirgli uno spiraglio di speranza. Nel frattempo, dalle indagini, emerge un aspetto finora poco considerato, ma che avrà sicuramente rilievo durante il processo. Giulia Cecchettin continuava a incontrare Filippo nonostante lo avesse lasciato, probabilmente perché temeva che potesse farsi del male, magari suicidandosi. Filippo si mostrava debole e disperato, facendo leva sulla sua vulnerabilità per ottenere la sua presenza e il suo sostegno. Giulia era consapevole che la sua presenza nella vita di Filippo era eccessiva, ma temeva per la sua sicurezza. Il giovane sembrava ben adattarsi al ruolo di vittima, come dimostrato durante gli interrogatori e con i genitori. Nel primo interrogatorio, che durò 9 ore, Filippo raccontò di aver tentato il suicidio senza successo.
affermò di aver bevuto alcol per stordirsi, ma l'unico risultato fu il vomito. Ma perché non riuscì a togliersi la vita? Filippo spiegò che aveva visto, aprendo il telefono per poco tempo, che i suoi genitori lanciavano appelli pubblici sperando che fosse ancora vivo. Forse i genitori avevano già ricevuto segnali concreti della sua sopravvivenza. Nonostante il telefono di Filippo risultasse spento durante la fuga, gli investigatori hanno accertato che il suo profilo WhatsApp era spesso online. La modalità con cui sono avvenuti gli accessi a WhatsApp non è ancora chiara, se dal suo telefono o da un altro dispositivo, ma gli accessi ci sono stati. Durante la perquisizione della casa di famiglia a Torreglia, Padova, è emerso che, mentre Filippo era in fuga, i genitori gli avevano inviato messaggi che risultavano consegnati, con la doppia spunta grigia, confermando l'uso di WhatsApp. Il 14 novembre il fratello gli aveva scritto e il messaggio risultava con la doppia spunta. Il 17 novembre, pochi giorni prima dell'arresto, la madre gli aveva scritto «Ciao Filippo, oggi come va? Sai che siamo qui e ti aspettiamo. Ritorna e riporta a casa Giulia. C'è la sua famiglia che aspetta e sta soffrendo. Ti prego, Filippo, ascoltami». È probabile che la famiglia fosse a conoscenza dell'ultimo accesso del giovane all'applicazione di messaggi, avvenuto il 17 novembre alle 9:08. Tutti i messaggi inviati durante il periodo della sua latitanza erano stati ricevuti. Filippo potrebbe aver visualizzato l'anteprima dei messaggi senza aprire effettivamente la chat, poiché l'anteprima appare sullo schermo del cellulare. Il 23 settembre inizierà il processo contro di lui. Il rischio più grande per l'assassino è che venga riconosciuta la premeditazione, un aggravante che potrebbe portare a una condanna all'ergastolo, minando così le speranze dei genitori che gli avevano detto «ce ne sono tanti di femminicidi», come se quella fosse un'attenuante. E la vita di Giulia